Salone di Parigi, torniamo qui dopo il 2018, dopo la pandemia. Per voi è una partecipazione importante perché dietro di te c'è una grossa novità che riporta su strada una grande icona di Renault, ma allo stesso tempo la reinterpreta in chiave moderna. Sì, assolutamente. Abbiamo alle mie spalle una concept car che non è completamente concept, perché è una rivisitazione della 4, quindi è la visione che Renault ha di rilancio della futura Renault 4. La parte superiore che vedrete è molto simile alla versione finale che sarà lanciata nel 2025 ed è esattamente nello spirito di Renault, quello di trarre origine dalle proprie radici, dal proprio heritage. La 4 forse è stata l'auto più iconica del brand, ha venduto 8 milioni di esemplari in 100 mercati, è stata la macchina per la città, la macchina per le vacanze, la macchina da esterno, da interno, è stata veramente una grande icona. Noi la rilanceremo nel 2025, quello che vedete è anche un racconto di una 4 off-road in qualche modo, con un design off-road, ma sarà completamente elettrica e quindi Luca ha giustamente la passione di far rivivere i grandi miti di Renault. È stato così per la 5, sarà così per la 5, sarà ancora così per la 4, quindi non vediamo l'ora di vederla in strada. Tra l'altro qui avete messo in fila un trittico importante, perché c'è una concept car con questo animo off-road, una con l'animo racing che vi rappresenta a pieno e infine una con un animo stradale che anticipa la vettura che arriverà su strada presto. Sì, quest'anno a Parigi io lo definisco proprio, è stato lo show del Renault Pride, quindi l'orgoglio di dimostrare quanto siamo legati alle nostre radici ma quanto le reinterpretiamo in un modo contemporaneo, moderno. Tu hai citato proprio la Renault 5 Turbo 3e, che è una vettura da pazzi, cioè qualcuno l'ha definita delirante, noi siamo un po' deliranti. E quindi è una vettura, la 5 Turbo E, completamente elettrica, per il drifting su pista, con delle caratteristiche quasi da videogioco. Una mezza follia che però non escludiamo che diventi una realtà in futuro, anche per il mondo dei rally, se il rally s'apre a vetture elettriche. Accanto a quello che verrà, però, c'è anche ciò che è già su strada, come Renault Megane E-Tech Electric, che avete presentato lo scorso anno, che è arrivata su strada e che sta ottenendo anche ottimi risultati e rappresenta il manifesto della nuova mobilità elettrica, secondo Renault. Renault Megane E-Tech Electric è veramente un successo in Italia, perché siamo orgogliosi di dire che, sebbene sia in sofferenza il mercato dell'elettrico in Italia, siamo primi nel segmento C delle full elettriche, quindi ha ricevuto un grandissimo gradimento da parte del pubblico e il 2023 sarà l'anno del consolidamento. E poi qui accanto a noi c'è anche Austral, un'altra grossa novità che porta il propulsore ibrido in una nuova dimensione e che vi porta all'interno del segmento dei SUV con una nuova proposta. Assolutamente, Austral io la definisco l'alto di gamma del segmento C. È veramente una vettura high-tech, perché ha un motore full hybrid di nuova generazione, il più efficiente del mondo, 102 grammi di emissione di CO2 per chilometro e 4,5 litri per 100 chilometri, e poi ha un sistema di infotainment allo stato dell'arte. Quindi siamo veramente sul cuore del segmento C, dove i SUV la fanno da padrona e noi abbiamo un'offerta di altissimo livello, di altissima qualità. Mobilità elettrica, ma ancora propulsori a combustione. Insomma, è inevitabile che ti faccia una domanda sul futuro di Renault a livello globale. Si parla già di questa divisione e è una prospettiva importante che marca anche l'impronta che volete dare al futuro della Losanga, futuro sempre più elettrificato. Su questo ti rimando alla conference che farà Luca l'8 di novembre per dare tutti i dettagli di un progetto che sicuramente è in corso, ma su cui preferisco che sia il CEO direttamente a dare tutte le novità. Ultimissima domanda: con tutte queste novità importanti e con una via già ben definita verso il futuro, cosa dobbiamo aspettarci da Renault in Italia con questa gamma? Noi abbiamo un'ambizione molto chiara, vogliamo essere leader del segmento green, quindi elettrico e elettrificato.
Siamo già in questo momento con una quota di mercato nel segmento green pari a oltre il 20%. Siamo sul podio dei costruttori più green del mercato. E quindi la nostra ambizione è proprio questa, abbiamo già un mix di vendite green che supera ampiamente il 50% e vogliamo poi riconquistare, grazie a Austral e a Megane, Tech, grazie a Arcana, finalmente un ruolo da protagonisti nel segmento C.